Ad Agrigento, nel corso di un'apposita cerimonia, il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal professore Francesco Pira, ha assegnato la prima edizione del premio per la creatività nelle arti e nell'impegno sociale. Ecco i 14 premiati: sezione musica Amanda Pascali, Edoardo Savatteri, Marco Freni e Giuseppe Zammuto; sezione poesia Silvia Campagnolo, Merelinda Staita, Sabrina Serra e Claudia Jacopinelli; sezione pittura Giada Attanasio; sezione sport Asia Abate; sezione imprenditoria Calogero Caruana; sezione impegno sociale Marcello Giavarini, Elisa Larrocca e Gesuela Pullara. La giuria, presieduta dalla past presidente Maria Assunta Iacono, è stata composta dai soci Gaetano Salemi, Sonia Siracusa, Antonia Russello, Daniela Capitano e Luciano Carrubba. Ascoltiamo lo stesso Francesco Pira e alcuni dei premiati. Il premio del Lions Club Valle dei Templi, che ho l'onore di presiedere, per la creatività nelle arti e nell'impegno sociale, è un piccolo sogno che si realizza, che può diventare un grande sogno se avrà continuità nel tempo, e sono certo che i presidenti che mi succederanno nei prossimi anni sociali continueranno. Un grazie sincero al nostro presidente di circoscrizione, Giuseppe Rubino, alla presidente di zona, Mariella Antinoro, e a tutti i soci, tutte le soci, al mio staff, e al comitato presieduto dalla past presidente Susi Iacona, composto da Luciano Carrubba, Daniela Capitano e dal mio staff che ha lavorato alacremente per poter premiare queste 14 eccellenze del nostro territorio e della Sicilia. Una manifestazione che ci ha riempito di gioia perché ci ha permesso anche di fare solidarietà alla nostra fondazione, al progetto per la ricerca sul cancro infantile. È stata anche un'occasione per poter consegnare il Melvin Jones, il premio più ambito nel Lions Club, al vicepresidente, primo vicepresidente che sarà presidente nel prossimo anno sociale, Gioacchino Cimino, per il suo impegno. E soprattutto altri due riconoscimenti, sempre a Gioacchino Cimino e a Susi Iacona, per come hanno condotto la loro esperienza lionistica nell'anno precedente. È stata una bellissima festa, abbiamo sentito belle poesie, bella musica, abbiamo visto quadri molto belli, abbiamo visto l'imprenditoria sana e sostenibile, abbiamo visto come si può fare effettivamente solidarietà, come si può avere impegno sociale anche attraverso la responsabilità sociale di impresa, come il caso del centro commerciale Città dei Templi. È stato un momento alto, e ringrazio veramente tutti per questa possibilità e questa opportunità di far crescere il nostro territorio proprio alla vigilia di un evento importantissimo come Agrigento Capitale della Cultura 2025. Dobbiamo dare sempre più forza alle nostre eccellenze, sempre più forza al nostro territorio, e il Lions Club Valle dei Templi sta provando a farlo quotidianamente. Sono qua ad Agrigento, da Houston, Texas, e mi sento molto onorata ad essere qua, con Lions Club, per accettare questo premio, molto, molto speciale. Grazie tantissimo, a tutti del Lions Club, grazie di tutto.